70 è nato questo piccolo laboratorio di liquori. Nato da una collaborazione con mio padre, produttore di vini nella zona della Liguria, Nicolli di Luni, da 5 generazioni, e Fiorella Stoppa, questa signora che produceva liquori fin da quando era ragazza, una piccola produzione artigianale. In quegli anni era una delle prime persone a produrre liquori non soltanto per uso familiare, ma anche a portarli ai primi ristoranti della zona. E da qui la sua passione per andare a ricercare tutte le ricette storiche liguri delle Cinque Terre e dei nostri colli. Da questa collaborazione nasce Essenzie Lune, 6 liquori, i più rappresentativi della nostra zona, le ricette più storiche. 6 liquori che utilizzano materie prime assolutamente naturali e del posto, con ricette tradizionali, quindi con dosi e metodi molto molto semplici. Quindi parliamo dell'erba cedrina, un caffè come veniva fatto una volta, fantastico liquore di arancia, il persichetto, altro liquore storico fatto con le foglie degli alberi di pesca, il rosolio, che era un liquore più storico fatto dalle signore delle nostre zone. Siamo in Liguria, nei Colli di Luni, la zona è Castelnuovo Magra, Ortonovo, è l'ultima frazione della Liguria proprio al confine con la Toscana, una zona collinare sul mare. Abbiamo da una parte le Cinque Terre e dall'altra parte le cave di marmo. È una zona dove è molto facile trovare agrumi, l'erba cedrina, erbe profumate di limone, l'arancia. Essenzie Lune è un progetto voluto da Diego Bosone quando incontra Fiorella Stoppa. Sono 6 prodotti, tutti rigorosamente artigianali. La produzione è molto piccola, siamo circa su 4.000 bottiglie, suddivise per 6 gusti diversi. Abbiamo scelto questi 6 perché sono utilizzabili oltre che a fine pasto, come nella tradizione, anche per essere usati nel mixology. 6 prodotti, la base comune di tutti e 6 liquori è alcol e zucchero. Sono fatti in infusione a freddo. Le tempistiche di infusione sono diverse l'una dall'altra. Partiamo col persichetto, è fatto con le foglie di pesco, un po' di vaniglia, vino, zucchero, alcol puro. Ha una base di vino che gli altri non hanno, quindi è l'unico che ha questo apporto di vino. Erba cedrina della famiglia delle citronelle che cresce nelle coste del Mediterraneo. Se uno lo tocca si sente il profumo di limone. Di questo viene invece fatta una lavorazione diversa perché viene fatto l'alcol profumato alla cedrina, ovviamente con le foglie in infusione finché non perdono il colore, e ogni volta che bisogna fare un liquore si prende un po' di alcol profumato e si fa il liquore. Il rosolio, che è proprio della tradizione ligure, le rose vengono acquistate da un'amica di Fiorella che le alleva soltanto per lei, quindi assolutamente biologiche, non vengono usati agenti chimici. Viene fatto lo sciroppo di rose che viene poi utilizzato per fare ogni lotto di liquore che si vuole. L'arancia viene usata soltanto la buccia arance dolci, pelata con il pelatartufo. Siamo sui 38 gradi, fantastico da bere da solo, accompagnato dal cioccolato. Il caffè, che forse è quello più semplice e più divertente perché può essere bevuto da solo, col ghiaccio, con i gelati. Pruni, queste bacche di bosco selvatiche, anche qua ci sono diverse spezie, chiodi di garofano, vaniglia, ed è quello che ha la gradazione alcolica più alta perché fa 43 gradi. La mixology siamo arrivati negli anni, ci siamo affidati a delle mani capaci di diversi bartender a Roma, a Torino, a Milano. Abbiamo avuto un feedback dove hanno avuto un grandissimo successo e da lì abbiamo deciso di rivestirli di nuovo, quindi con questa nuova etichetta e bottiglia, e di iniziare questo percorso che sta dando i suoi frutti.